Buonasera, siamo all'ISE 2022 a Barcellona, contentissimi finalmente di essere di nuovo in fiera e quest'anno per la prima volta proprio oggi all'ISE stiamo lanciando la nuova generazione di Viper, un prodotto che ormai conosciutissimo dal mercato, e quindi abbiamo rinnovato completamente il design del prodotto. E qui vedete la Viper Mark II e abbiamo cercato veramente di renderla ancora più appetibile a architetti, designer. È facilissima da installare, non ci sono più le viti che tengono la griglia, è collegata magneticamente al resto dello chassis, quindi l'installazione è banale, basta rimuovere la griglia, inserire una vite e di nuovo posizionare la griglia sopra. Abbiamo anche altre versioni, in particolare una versione da incasso dove sono presenti le molle. Anche questo è stato pensato proprio per agevolare le installazioni anche in ambienti residenziali, ambiente yacht. Molto di moda, diciamo, il montaggio a parete e completamente incassato. E poi una delle novità veramente più attese è la versione da un metro della Viper, la KV102 Mark II, che vi faremo vedere a breve, che si trova qua al nostro stand, quindi ovviamente se qualcuno ci vuole venire a visitare potrà in anteprima vedere la versione da un metro del prodotto Viper. Oggi vi mostro un po' di K-Gear, questo nuovo brand di KRA che presenta una serie di soluzioni che utilizzano le tecnologie di KRA in un pacchetto semplificato e più essenziale. Possiamo vedere le nostre colonne GF22, GF82, dei line array e dei full range point source, che sembrano delle colonne ma in realtà sono dei point source per fare mix and match tra i due modelli. Abbiamo tutta la linea di amplificatori, GA201, il piccolino, GA46, 43, 41 con e senza DSP, varie soluzioni. Abbiamo la grande novità di ISE GH4, un point source 4 pollici molto potente, molto efficace, utilizzabile anche come array, come potete vedere qui. E poi il più piccolo dei sistemi, GP12, che abbiamo introdotto anch'esso a quest'ISE 2022, e è, diciamo, il più piccolo di tutta una serie di sistemi di K-Gear con grandi capacità di amplificazione che permettono di pilotare più sistemi attivi con un solo passivo e quindi ottimizzare il costo dell'amplificatore su molte unità, assieme poi a prodotti come GH12 e GH412, dei sistemi più importanti, più potenti, adatti ad applicazioni un po' più estreme. Se volete vedere di più, venite a trovarci, K-Gear, K-Array, K-Scape. Grazie.